Ciao a tutti da Max Nova. Dopo aver vinto la quinta medaglia nello scontro in palestra, mi trovo qui ad Azzurropoli perché ho fatto un paio di cose off camera. La prima è stata, senza farle vedere se non così, prendere la pepita al centro del laghetto nella zona di ingresso al safari, dove ho trovato anche un nidorino. E mi trovo qui perché questo Poliwhirl, che insomma ho pescato col Superammo, si trova qui. E intanto che sono sempre in questo punto ad Azzurropoli, posso usare il surf di Sub-Zero, finalmente, per varcare il laghetto e parlare al tizio che, come avevo già detto prima, mi dà l'MT41. Lo dovrebbe dire anche lui comunque, sì. Insomma, sì, contiene cova uova, la puoi imparare solo un Pokémon, cioè Chansey. Non è vero, perché la puoi imparare anche Mew. Non ricordo adesso se la impara anche Clefable con un evento, ma molto dopo. Allora, adesso intanto, come usare Nidorino e... non mi viene aiuto Poliwhirl. Allora, intanto devo andare da Ranciopoli. Il primo scambio è un po' inutile, ma è giusto per farlo e per far vedere che c'è. Quindi, bici alla mano. Velocemente, ok. Ed è nel varco del percorso 11. Ora cerco di fare un po' lo slalom perché non vorrei farmi interrompere dai Pokémon selvatici. Magari vorrei anche arrivare in fretta al varco, grazie. Eccolo qui. Ok, piano di sopra. Allora, tu sei l'assistente, no? Eccolo qui. Ok, tieni il tuo Nidorino e dammi Nidorina, che alla fine è la stessa storia dello scambio col Nidoran femmina. Ma lo ripeto perché fa sempre bene. È praticamente uno scambio inutile, serve soltanto ad avere un'evoluzione di Nidoran femmina che prende più esperienza lottando tutto qui. Con tanto che ovviamente livellerà più facilmente, ma i livelli di obbedienza del Pokémon saranno reali rispetto a quello che viene detto dai capi palestra. Quindi sì, livella veloce, ma bisogna stare attenti a che livello lo si porta. Tra l'altro vorrei anche vedere il soprannome perché il suo non me lo ricordo, quello di Nidorina. Cioè, il Pokémon che andiamo a vedere fra poco, sì. Ok, grazie mille. Adesso però magari ci guardo poco prima di volare, così risparmio tempo. Allora, prossima tappa Celestopoli e... cioè, si chiama Bob. Cioè, Nidorina, la femmina, si chiama Bob. Vabbè, io non mi faccio più domande. Allora, Rust, portami via da sto posto subito a Celestopoli. Cioè, dopo aver visto questa, per oggi le ho viste tutte. Bob, ok. Allora, a proposito di Celestopoli e Surf, ci sarebbe un posto interessante che potrei raggiungere con Surf e... sì, in teoria posso. Allora, scambio importante, Poliwhirl con Jinx. Questo è importantissimo perché non c'è altro modo di trovare Jinx. Tra l'altro Jinx è fortissima, tutte le sue mosse stab sono speciali, impara forse non so che mosse ha adesso al 23, però se ha già confusione, gelo pugno, qualcosa, però adesso vediamo, non lo so. Comunque per quanto riguarda il posto interessante da raggiungere con Surf, non mi riferisco alla grotta che, beh, non ho ancora i requisiti, ma a est, la centrale elettrica, ma con calma, preferisco prendere prima la sesta medaglia, sì. Mi sembra un'ottima cosa da fare. Ecco qua Jinx, che so già che si chiama Lola perché, beh, difficilmente si dimentica questo Jinx. Allora, vediamo un po' che mosse ha. Questo è un po' molto importante perché è forte. Allora, lo vedo anche bello veloce. Tra l'altro, la velocità è la sua statistica più alta. Libra Demon Bacio, leccata, doppia sberla. Fa un po' schifo. Attualmente, poi ovviamente poco che lo si livella comincia a imparare roba, confusione, psicoraggio, psichico, gelo pugno, forse gelo raggio, anche Bora, non lo so, impara tanta roba forte. Allora, quindi PC di Bill, lascio giù giustamente Bob e Lola e riprendo Undancer e Pendulum che avevo depositato perché sono gli unici senza mosse MN così. No, allora. Ah, c'è un'altra cosa, la faccio vedere subito, non l'ho fatta vedere col... insomma, col flashbackino tattico, il taglio. Ho preso anche un Parasect all'inizio della zona Safari. L'ho fatto per il Dex, così ce l'ho, è lì. E anche questo è fatto. Adesso però mi vado a prendere in fondo
Ah, quasi in fondo, Undancer e Pendulum. Dopodiché finalmente posso andare oltre. Ok, fortunatamente in questo momento ringrazio il fatto di aver sconfinato dopo la parte di Azzurropoli e ho già il punto di volo a Zafranopoli, che sarà la mia prossima tappa. Per fortuna. Ok. È ora di far vedere un po' Zafranopoli, con tanto di problemini, perché a differenza di prima, cosa che succede dopo il salvataggio di Mr. Fuji, Zafranopoli è invasa di Team Rocket. Ce ne sono un po' da tutte le parti, bloccano le entrate dei posti principali, tra cui anche la palestra, ma a questo ci arriviamo dopo. Come fare a toglierli è presto detto, ma si vedrà a breve. Primo posto che vale la pena visitare, la casa di questo tizio parapsichico che a quanto pare legge nel pensiero e beh, Danaco, forse lo dice anche lui? Sì, ok. L'MT29 che mi ha appena dato è psichico, è la mossa di tipo psico più potente del gioco, è fortissima e beh, null'altro da aggiungere. Controllo al massimo se la impara anche Poliwhirl evoluto, perché so che Poliwag la imparava. E sì, Sub-Zero può imparare psichico, ok. Oh, vabbè, come ho già detto, non mi serve molto ora un Poliwrath con psichico. Anche l'ingresso di questa casa è bloccato, non troppo importante. Mi scoccia di più che sia bloccato l'ingresso a questa casa, perché c'è dentro una persona qui che devo scambiare uno strumento. La mia prima tappa, però, è questa. Magari entro per togliere la host della bici. E vediamo se c'è scritto anche cos'è. Ok, è il Dojo Karate, la ex palestra di Zafranopoli, e era di tipo lotta. Ora, però, quasi quasi metto Undancer al primo posto. Questo perché è la mia ultima occasione per allenarlo bene, perché dopo, dentro la Sylph, ci saranno solo tanti tanti Pokémon di tipo veleno, perché ormai è noto che il Team Rocket ha tanti di quelli. Quindi, beh, non avrò mosse super efficaci, ma questa è la mia ultima occasione per riuscire ad allenare Undancer in modo efficace, perché regge bene le mosse di tipo lotta. Adesso vorrei proprio vedere. Che bello! Calo di difesa, però i colpi karate fanno il loro sporco lavoro. Bisognerebbe sperare magari che. Ok, fai colpo basso quanto vuoi. Non mi fa nulla e io vado di acido. Insomma, dicevo, è l'unico posto che ho per allenare bene Undancer prima della Sylph. Tra l'altro, questo posto è utile perché non si vince una medaglia, ma si vincono dei Pokémon. Almeno uno a scelta tra due che si vedranno fra poco. Anzi, senza tenere troppo sulle spine, sono Hitmonchan e Hitmonlee, ottimi Pokémon di tipo lotta. Bisogna saperseli un po' gestire. Allora, qui un attimo calo il paralizzante. Oh no, Sfuriate non va bene, Sfuriate non va bene, non va per niente bene. Basta. Ok. Male, malissimo. Il suo colpo karate fa molto più male. Brutta storia. Paralizzalo subito, ok. E adesso acido, 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 perché se no sono nei guai. No! No, no. Ok, ora per me l'ideale sarebbe che vai pure Fulmine Sguardo, fai come vuoi. Spero che Undancer non venga giù, altrimenti sono guai. Ok, perfetto, fantastico. Dopodiché mi sa che mi faccio un salto al centro Pokémon, ma solo perché è vicino. O forse no, potrei anche usare eventualmente uno strumento. No, perché ho solo pozioni max. Quindi, wow, non pensavo di essermi messo in difficoltà già così da subito. Cercherò di essere più veloce possibile. Però mi tocca proprio farlo. Ok, rimettimi posto rimettimi in sesto Undancer, assolutamente. Anche perché i prossimi scontri, se cominciamo così, parto male, perché i prossimi scontri sono anche peggio. Allora, bici. E su di nuovo al dojo. Alla fine comunque non gli metto mega assorbimento perché, dai, spreco di MT, è già al 35, altri 3 livelli e poi mossa peculiare e pietra.
Allora, lui. Ok, un matchup è al 32, quindi non ha movimento sismico, tanto meglio così. Però, non so, potrebbe essere matchup il secondo. Quindi sguardo, male, molto male. Però se usa colpo karate, poco importa, tanto fa sempre colpo critico e quei critici non sono influenzati. Ma quanto sei simpatico. Dai cali di difesa, stavo per dire. Sto facendo un pensierino sull'addormentare quel matchup o meno. Addormentare o paralizzare? Dai, paralisi. Perfetto. Oh no, se comincia di colpo basso anche lui però. E adesso, per favore, rimani paralizzato. Questo è brutto. Bruttissimo. Ovviamente il discorso vale solo se continuasse a usare colpo basso perché comunque. Ok, aia, questo farà malissimo. Beh, neanche tanto. Mi aspettavo di peggio per via dell'attacco X. Ok, paralisi, procca e io faccio festa. Benissimo, allora il prossimo allenatore potrebbe essere. Ho pensato un attimo a quello che ha detto ti darei un punto? Cioè, non so se ho letto male, forse un typo, forse avrebbe avuto bisogno se ti darei un pugno, forse era ti darei un pugno. Ti darei un punto? Vabbè. Oh! Oh, è al 36, ok. Fermi tutti. Va bene, fuoca l'energia, puoi farlo quanto ti pare. Ok, buono così. Ora, se non si sveglia, arriva anche l'attacco X, brutta storia. Adesso l'ideale sarebbe far entrare acido continuamente. Ok, difesa giù, bene. Un altro addirittura. Ok, quel coso fa male. Molto male. Malissimo. Ok, si è svegliato. Brutta storia. E giù, perfetto. Giustamente, dopo due cali di difesa va anche giù. Allora. Undancer a metà, non voglio rischiare di dover tornare al centro Pokémon, quindi voglio usare un po' anche Sub-Zero, dai. Giustamente lui si lamenta delle scarpe perché essendo in un dojo, giustamente. Allora, vediamo un po' i danni di Surf, perché Mankey ha delle statistiche speciali un po' loffie. Forse ci viene giù. Oh, wow. Basta, basta, ok. Perfetto, oggi sono fortunato. Sfuriate due colpi, ogni sfuriate che mi arriva sempre solo due colpi. Buono così. È anche vero che l'ideale sarebbe che mancasse direttamente il bersaglio, visto che comunque ha una precisione che non è del 100%. E a proposito di precisione, io a questo punto valuterei se. Ok, non so quanto sia influente questo brutto colpo. Comunque, se appunto far imparare a Sub-Zero idropompa o meno quando sarà ora. Anche perché comunque poi sarei tentato di togliere Surf e ovviamente qualcuno si chiederà: e beh, come fai? Ovviamente lo passerei su argento, elimina mosse. Ok! Va bene così! Non mi lamento! Ok. Ora però voglio dare un po' di screen time anche a Zeitgeist. Ok, capo del dojo, maestro del karate, si chiamava maestro del karate anche in argento che avevo già giocato, penso di sì. Ah, no, si chiamava re del karate, dopo, da maestro è diventato il re, vabbè. Hitmonlee e Hitmonchan, che sono gli stessi identici Pokémon che regala una volta sconfitto. Ovviamente io stavolta però ho mandato Zeitgeist perché qualora uno di loro dovesse reggere il surf di. Questo non lo regge, il surf di Sub-Zero. Avrebbe potuto contrattaccare con mosse molto pericolose, ma giustamente io me la sono un attimo calcolata e fulmine manda KO tutti e due senza ritegno. Sono tutti e due molto forti, Hitmonlee impara delle potentissime mosse di tipo lotta, stab, perché calcio in volo e calcio salto qui li impara soltanto lui. Hitmonchan ha un po' più di coverage perché può imparare
i tre pugni elementali, tuttavia non ha una mossa stab lotta molto potente. Dipende dai gusti. Io ora mi baso solo giusto sull'estetica, perché comunque non ho intenzione di usarlo nel team, e sì, mi prendo Hitmonchan, il pugno veloce. Chiaramente sarebbero utili anche per fare la Sylph, ma bisognerebbe insegnargli le mosse via MT. Quindi, per questa parte è tutto, appuntamento alla prossima parte in cui si comincia a liberare Zafranopoli dal Team Rocket. E quindi, bye bye a tutti!